Sana sanità. In questa puntata parleremo di un'emergenza mondiale. Eh, hanno paragonato questa emergenza a una pistola puntata che si ritorce contro chi la impugna. Mi riferisco alla resistenza agli antibiotici. Ospiti di questa puntata sono la dottoressa Carolina Lorusso, infetivologa all'AS4 e il dottor Giuseppe Russo, infetivologo all'ospedale di Rappallo. Prima di cominciare questa trasmissione io volevo farvi una domanda e un'esortazione. Eh, perché i bambini devono essere vaccinati? Una ragione, mi dico. Ma uh, assolutamente perché la vaccinazione è... Il mezzo diciamo più sicuro e più utile per eventualmente prevenire delle malattie che sicuramente sarebbero ricche di complicanze se non diciamo intercorressero in, dic diciamo normalmente ho capito dottoressa lei. anche per me l'utilità della vaccinazione che ho oggi è importantissima perché noi abbiamo avuto un cambiamento radicale delle malattie, grazie alle vaccinazioni, quindi non solo già in età pediatrica. Quindi la ma ragione è, è? sconfiggere queste malattie che veramente possono essere molto critiche. Che l'interesse è di tutti. Dunque, prima di parlare della resistenza agli antibiotici, bisognerebbe dire che cos'è l'antibiotico. Chi vuol rispondere? Vai. <ride> l'antibiotico è. Ehm, Già presente in natura, perché è un'ottima eh, alleanza con l'ambiente, diciamo, no? Noi, tra umanità e ambiente: ci sono tantissime cose che si ritrovano già in natura e ci aiutano. A sconfiggere quelle che sono le infezioni, perché se parliamo di infezioni batteriche, l'antibiotico è il presidio ottimale che noi riscontriamo. I batteri, che cosa sono i batteri? Allora, diciamo che sono organismi che sono sulla Terra dall'inizio, quindi sono al mondo da molto tempo prima di noi e probabilmente ci staranno anche dopo di noi. Sono dei microorganismi che vivono normalmente in natura e che sono anche dentro di noi diciamo con cui noi comunque collaboriamo, ad esempio. Quindi, Quindi ci sono i buoni e i cattivi. E cattivi. Quindi gli antibiotici andrebbero usati per uccidere i germi cattivi risparmiando quelli buoni. E fare la lotta tra buoni e cattivi si può incidere, e sponsorizzare, incrementare i, i batteri buoni? E si do dovrebbe cercare di rispettare il più possibile, ad esempio usando delle terapie antibiotiche il più possibile mirate e il più brevi possibile e il più efficaci solo sui germi che vanno uccisi e non su tutti. Perché vengono prescritti gli antibiotici? L'abbiamo detto, ma ribadiamo un pochino eh, i motivi. Certo, gli antibiotici sono quella strategia che è un, quasi in alcune situazioni una bacchetta magica. Che risolve, che risolve le infezioni batteriche. Quindi, grazie agli antibiotici, noi in poco tempo, quando questi hanno un decorso classico, acuto, riescono a essere debellate. Quindi l'utilizzo antibiotico è vita in alcune situazioni. Come si svolge l'azione dell'antibiotico? Beh, eh, ogni antibiotico ha la sua azione fondamentalmente. Ora, per cercare di fare una. Eh, di, di, diciamo generalizzazione gli antibiotici solitamente interagiscono con delle componenti dei batteri che non hanno le nostre cellule e rompono diciamo queste componenti e portano a morte il, i, però bisogna il conoscere germe. bene la materia e, È perché gli, ambiti, gli antibiotici lei mi, mi, di, mi sta dicendo che bisogna sapere di che cosa si tratta bene? Questa è ah, l'abilità del medico. Assolutamente, sì. Nel senso che un antibiotico non vale l'altro. Ecco, lei come fa a dire do questo antibiotico? Eh, perché sulla carta, eh, prima di fare una terapia antibiotica di qualunque tipo, ti devi chiedere eh, che eventualmente, che germe probabilmente è, eh, in che causa nella eziologia dell'infezione che hai davanti e poi ti devi chiedere che antibiotico è più attivo su quel germe in base alla sede de, diciamo dell'infezione. Quindi ci vuole una serie di esami per stabilire. Intanto ci vuole eh, diciamo devi sa sapere bene i germi e i, i germi che possono essere responsabili delle infezioni organo per organo. E poi certo ci sono degli esami che ti Aiutano sicuramente. Quindi le sì. scelte dell'antibiotico dell sono dettate da questi risultati, sì. da questi studi preliminari, S sì, sì. Ecco. E, e, dovresti fare degli esami, anche diciamo, culturali, cioè coltivare il sangue, coltivare le urine. Eh, che ti possono dare comunque, eh, un, diciamo ti possono già questi esami dire che germe c'è dentro e quindi che terapia mirata fare sul sì, germe. Ma che il medico di famiglia che dà l'antibiotico non fa mica tutte queste cose? Allora, te, gli esami che può fare li deve fare, ad esempio il tampone faringeo lo può, può fare, l'urinocultura diciamo, e l'esame delle urine sono esami che si possono fare. Però io vedo che i medici di famiglia tante volte te lo danno e a lei si fidano, com'è. Com'è? <ride> è che eh, diciamo, non è sempre tutto così automatico. Ecco. Ci vorrebbe, eh, a volte bisognerebbe tenersi, diciamo, nella penna qualche antibiotico per uno o due giorni in più. Per non, diciamo, per non usarlo magari su infezioni che non sono non diciamo, batteriche e magari sono virali. Si può dire che il medico si fida un po' della sua esperienza, tante volte. è, un po', eh, è Certo, che prima di dare un antibiotico, secondo quello che dice lei, dovrebbe, eh, devono passare qualche giorno perché eh, dovrebbero passare. Oh, sì. cioè. Dottoressa, dosi e durata della cura le dosi eh. dell'antibiotico come si fanno? Un'altra bella domanda questa perché... Con la voce un po' più alta perché a una certa età eh. si diventa un po' sordi. <ride> ecco. È Un'altra bella domanda dico perché eh, non tutti i tempi e le durate degli antibiotici sono uguali perché ogni patologia può avere un tempo, un timing di prescrizione antibiotica ristretto e altre che invece necessitano un tempo più lungo. È logico che se ci sono delle infezioni acute, banali, un'infezione della via urinaria, una cistite, no? allora lì se si riuscisse a essere proprio con l'antibiotico giusto, perché magari è stata fatta l'urinocoltura e allora i dosaggi giusti... Siamo sicuri di centrare l'obiettivo. Siamo sicuri di centrarlo, ma anche l'antibiotico deve essere fatto con il dosaggio giusto... E eh, con eh, i tempi di somministrazione giusta no? perché è logico: certi antibiotici, se sono, hanno caratteristiche di, essere, de, di doversi concentrare in un'unica volta la giornata, perché sono battericidi in quel modo, allora quella è la strategia giusta, se sono invece attivi ma con un tempo di plurifrazionamento in tanti momenti della giornata, allora lì bisognerà fare tre volte almeno l'antibiotico, no? quindi se no non eradica l'infezione, allora poi i tempi si allungano, si allungano e possono <coughs> insorgere e le resistenze. E quindi bisogna prenderli finché... Bisogna prenderli nel modo a seconda del paziente, comunque il paziente è sempre una persona a sé stante, perché ogni infezione, io dico sempre in più, è un'infezione di troppo, quindi quell'infezione va curata, ma si cura il paziente e si cura la comunità. E come si fa a sapere quando è finita l'infezione? Eh, ci sono tanti parametri, il, il parametro clinico è sicuramente uno di questi, di questi parametri essenziali, ma poi in ospedale, ma anche in alcune situazioni al di fuori, ci sono altri parametri che devono essere valutati, che aiutano a valutare l'evoluzione del, del percorso. Dottor Russo, vado dal medico e mi faccio prescrivere un antibiotico leggero. <ride> Questo delle volte si sente dire È assolutamente sbagliato, nel senso che non esistono antibiotici pesanti. E antibiotici leggeri, cioè ogni antibiotico è eh, attivo sul suo spettro e, diciamo, per quello spettro è l'antibiotico che ci vuole. E deve essere forte, <ride> assolutamente sì, voglio dire, coltivo. anche un antibiotico apparentemente leggero, poi è, è comunque forte per i, i, i germi sono verso cui deve essere efficace. Se posso dire una cosa riguardo a prima, eh, bisogna comunque l'antibiotico. Prenderlo per tutta la durata della terapia che quindi il medico stabilisce che dura sette, diciamo sette giorni. Va comunque preso per sette giorni anche se io sto bene dopo tre giorni, non va interrotto al terzo giorno. e poi... non vanno neanche ridotte le, le dosi. Ci sono casi in cui uno dice ma io sto meglio, allora invece di pigliare diciamo tre compresse al giorno ne prendo due. Sì. Ed è un errore che poi si ripercuote sulla, diciamo sulle diciamo, su resistenze. Certo, eh. certo, certo. E quindi mh, bisogna. È, è tutta questione di educare le persone perché eh, eppure però tante persone credono ancora ad altre cose dunque eh, antibiotici necessari ed altri e necessari ed efficienti ma il lato brutto dell'antibiotico qual è ad oggi gli, effetti, gli effetti collaterali mm e la resistenza e allora parliamo un po' di questi effetti collaterali Beh, allora ogni antibiotico diciamo ogni classe di antibiotici ha i suoi effetti collaterali che sono fondamentalmente soprattutto effetti collaterali gastroenterici e diciamo con questo dobbiamo fare i conti tutte le volte che si prende un antibiotico ma se io prendo un antibiotico perché mi serve perché ho davvero un'infezione e se non lo prendo non guarisco, allora diciamo il peso viene bilanciato. È quando io prendo un antibiotico inutile che devo subire tutti gli effetti collaterali senza avere un, un beneficio. Io ho avuto anni molti anni fa una polmonite io ho preso gli antibiotici ma io ho avuto dei dolori di pancia tremendi e proprio si sta male quando si, sta male. Eh, si vede che non erano leggeri come <ride> eh, sì, eppure eh, continuavo a prenderli allora, perché se avessi dato certo. retta a quello che sentivo l'avrei sospeso certo. ma non l'ho sì, sospeso perché lei aveva la polmonite eventualmente in un caso come il suo si può cercare di dare un antibiotico ugualmente efficace, ma che ma magari la persona sopporta meglio. Eh, comunque l'antibiotico può anche essere comunque variato in base agli effetti collaterali, quindi se sono diciamo troppo forti uno cerca di andare incontro. L'importante è che il pa pa paziente non smetta di fare la terapia, perché se non guarisce, e intanto butta via un antibiotico. Il ruolo delle difese immunitarie che ruolo eh, cioè, giocano? Eh, ogni, ogni paziente ha delle criticità e delle capacità di reazione a qualsiasi stimolo esterno differente. Quindi se un paziente è immunocompetente, con la sua immunità riesce già in autonomia a, a competere con le infezioni. È logico che se abbiamo di fronte dei pazienti che sono fragili, dei pazienti che sono debilitati, che hanno già delle patologie e l'immunità è inferiore e questi sono più soggetti ad avere delle infezioni. Delle infezioni che, eh, ahimè, come dicevamo prima, non sempre si riescono a trattare con gli antibiotici comuni, perché purtroppo ne abbiamo di antibiotici, ma forse per un, un uso non proprio adeguato e appropriato si stanno diffondendo dei germi che diventano sempre più resistenti ai trattamenti che noi siamo di solito. Poi uh, parleremo di resistenza. Prima di parlare di resistenza... Eh, ho letto, ma avevo letto per il passato che lo scopritore della pedicilina Fleming riguardo alla resistenza dice molto facile: basta non dare una dose giusta. Dare una dose per cui non far morire i batteri, eccolo lì che si forma la resistenza. Eh, ci parli un po' di questa resistenza, che è il nocciolo dell'antibiote, il nocciolo del programma di questa sera, ma anche la cosa che devono sapere. I telespettatori. Cioè, intanto la resistenza dei batteri è un fenomeno naturale, cioè ogni germe comunque deve vivere e se io lo faccio vivere con l'antibiotico, lui si sì, attrezza per vivere con l'antibiotico, la, diciamo, fa delle mutazioni. Allora è ovvio che se io uso degli antibiotici a delle dosi diciamo che non sono sufficienti per uccidere il germe, quindi il germe non muore, ovviamente muta. E quindi diventa resistente. Ed è per questo che io devo usare le dosi, diciamo, il più le, le dosi maggiori perché ogni germe che non muta è il germe morto. Quindi io devo uccidere. Certo. Se io non riesco ad ottenere diciamo, lo scopo, abituo i germi a vivere con l'antibiotico e quindi faccio resistenza. Quindi bisognerebbe battere e ribattere su questo argomento perché ci si rimette tutti certo. con questa resistenza, perché poi viene a un certo punto prendiamo l'antibiotico come prendere una, una caramella. Assolutamente sì. No, 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 non fa nulla. Quindi consumo eccessivo anche è inappropriato. Eh, consumo eccessivo, pare che l'Italia sia ai primi posti nel consumo di antibiotici. Certamente sì. Mm -hmm. Eccessivo perché? È eccessivo perché ci, ci sono soprattutto infezioni delle vie respiratorie, alte vie respiratorie, che diciamo, sono trattate con antibiotici o perché le persone eh, diciamo, se li prendono come automedicazione oppure perché ci sono magari alcuni medici che non si fermano, ma magari non aspettano due o tre giorni, alla prima febbre, ecco. all un po' di, 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 di tosse, antibiotico. Oppure sono gli stessi pazienti che pretendono l'antibiotico e se escono senza antibiotico, diciamo dallo studio del medico, allora vanno da un altro medico finché non trovano quello che dà l'antibiotico. Quindi e non va bene questa quindi cosa. Quindi non si devono dare subito, ma bisogna attendere qualche giorno. Se uno ha dei sintomi eclatanti di infezione ba ba batterica, devo subito dare l'antibiotico, ma se uno ha. Un po' di tosse, una sindrome simili influenzale, qualcosa che non è chiaro. Se anche io aspetto un giorno, due giorni in più, no, non capita niente. Io riesco ad avere un, un quadro diverso e allora posso decidere meglio se curare con l'antibiotico oppure, diciamo, senza. Ma tante volte le, 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 i pazienti si spaventano per la febbre alta. La febbre alta è una difesa dell'organismo de de, de, diciamo de perché i germi, diciamo. Diciamo sopra i 37 gradi vivono male, oh, e capito. quindi l'organismo si è attrezzato si per aumentare la temperatura e allora farli vi vivere peggio. Sì, e quindi sì, questo, è un bene la febbre questo alta. Questo concetto bisognerebbe mh, ripeterlo sovente, perché eh, uno ha la febbre, si spaventa, specialmente una mamma apprensiva, eh, certo. e allora giù antibiotici. Va bene. Come si diffonde questa resistenza, oltre che in questo modo? Hello. In famiglia eh, i germi. Ogni volta che noi usiamo un antibiotico, ecco lì che la pressione del farmaco fa in modo che emergano dei germi che possono diventare resistenti. Quindi, tanto più noi utilizziamo gli antibiotici in un microambiente, che sia questo l'ospedale, che sia questo, eh, la famiglia, che sia questo, quindi un territorio, ecco che i germi sono abilissimi e diventano di volta in volta resistenti a quel farmaco che magari è stato sottodosato, preso un giorno, poi sto meglio, non lo prendo più e così anche in ospedale o comunque questi germi comunicano tra di loro perché sono anche più furbi di noi e acquisiscono tra uno e l'altro le capacità di difendersi all'antibiotico che magari quindi, non abbiamo utilizzato bene. Quindi in famiglia l'infezione si propaga ma si propaga con i germi resistenti. Con una resistenza in famiglia. Quindi non prendo e, l, quella malattia lì normale ma la prendo... Più, già più aggressiva più perché aggressi non, non ha funzionato il primo step di antibiotico, a una persona immunocompetente non fa niente, riesce a risolverla, è una persona invece che magari vive in famiglia e è debilitata ecco che quell'infezione invece ha un altro problema un'altra prognosi ecco, e anche in ospedale ancora peggio e perché, in ospedale così. Eh, quindi, eh, che cosa è? contro questo in ospedale cosa si può fare? Eh. Eh, tante cose sì? tante Cioè la cose, disinfezione sì, cosa fare? Di che... eh, abbiamo voi, voi sì. nel reparto a, a Rapallo che cosa fate per non far proliferare allora, questi intanto la cosa più importante di tutte che dovremmo farla tutti è lavarsi le mani benissimo e la, cioè non, voglio dire al di là di, di, sì. è la cosa principale ed è la, 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 la cosa migliore è la più facile e comunque basta l'acqua con lo sapone ma la stessa cosa che si può fare a casa si può fare nell'ambulatorio medico si può fare tutte le volte che si esce si va sull'autobus si, si, si torna in casa uno si deve lavare le mani eh, è la prima cosa, poi tutto il resto diciamo che ci sono delle, pro, diciamo delle procedure eh, che vengono adottate quando tu sai che una persona comunque ha, è un portatore di, di, di eventuali gemmi resistenti. Ma comunque la prima cosa da fare è comunque lavarsi le mani, assolutamente. Senta, bisogna che curiamo un po' di più. Rapidamente, la carne cotta c'entra la carne non cotta la carne e la contaminazione negli allevamenti, allora, nei terreni. Il più importante uso di antibiotici è negli allevamenti. Per cui eh, io sto qua a pensare agli antibiotici nell'uomo, ma non mi rendo conto che il 90% degli antibiotici viene usato lì. E io allora assumo le resistenze attraverso le, le cose che, che mangio. Uh, perché comunque il, il pesce di alleva, va aumento, si porta dietro diciamo dei gemmi resistenti, stessa cosa la carne, la verdura, È una assolutamente. Facciamo un po' di ping pong, domande veloci e risposte veloci perché, eh, allora, antibiotico dalla culla alla tomba, sì o no? Bisogna prenderlo da bambini anche sì. quando Bisogna prenderlo quando serve. Quando serve, eh, quando quindi serve. dalla culla alla tomba. Eh, eh, sì. Ignoranza e antibiotici. Eh, è vero che c'è tanta ignoranza sulla terapia antibiotica. Gravidanza quindi. e antibiotici. Eh, anche qui è importante fare un utilizzo dei farmaci che possono essere utilizzati in gravidanza. Alimentazione e antibiotici. In che senso? Eh, se incide che cosa bisogna mangiare con gli antibiotici? Ah vabbè, eh, ma eh, tutto. quello, S tutto sì, tutto quello sì. Stomaco vuoto e antibiotici. <ride> ci, allora ci sono antibiotici che per essere più efficaci vanno assunti a stomaco pieno e altri a, a stomaco vuoto. Fegato, reni e antibiotici. Anche queste sono strategie importantissime. Ogni paziente, se è un paziente che ha... Dei deficit sul fegato o sull'antibiotico, gli effetti collaterali possono essere più gravi. Acqua e antibiotico. Bisogna avere molto, cosa bisogna fare? Niente, normalmente. Interventi chirurgici e antibiotici? La profilassi chirurgica, di parliamo assolutamente, va fatta eh, laddove ci sono degli interventi. Che possono essere classificati fai da te e antibiotici assolutamente ah, no guai <ride> quando si dimentica una dose di antibiotico cercare di non ricor di ricordarsela <ride> la confusione dei nomi eh. Eh, la confusione dei nomi lì è un, un problema di, di, diciamo del curante sostanza malati di antibiotici Malati Siamo. di antibiotici dovrebbero non, non, sì, non esistere. Mm. Cocktail di antibiotici. Anche qui è importante fare delle associazioni quando sono necessarie, ma altrimenti... La fretta di guarire, ne abbiamo già parlato un pochino fa. Non bisogna aver fretta di guarire. No, ci vuole il tempo giusto, l'antibiotico va preso anche se, sei, se apparentemente stai meglio, devi finire comunque il ciclo di terapia. Quando si potrebbe morire per una piccola ferita? Quando si sottovaluta la ferita, quando il sistema immunitario non ti aiuta. E quando l'antibiotico non è, è efficace. E quando non è efficace l'antibiotico perché efficace. magari non è preso quello giusto. E le probabilità di tornare all'era pre-antibiotica? Ci siamo, ci siamo quasi ci siamo perché abbiamo armi assolutamente spuntate. Purtroppo, e allora e pochi. facciamo due o tre raccomandazioni Nuove. ai nostri telespettatori perché siamo in chiusura. Allora, usare solo se necessari. Assolutamente sì. Poi? Rispettare i dosi. dosi e le, le dosi, e gli intervalli tra una dose e l'altra. Antibiotico per l'influenza e il raffreddore? Assolutamente no, guai! Ci sono degli ottimi sintomatici, <ride> la tachipirina, letto, latte. Ecco, letto, latte. -latte. <ride> quindi, un ultimo appello al, ai nostri telespettatori: perché bisogna fare attenzione con gli antibiotici? Perché dobbiamo pensare che. Quando uso un, un antibiotico non devo avere solo gli occhi verso di me che lo uso, ma verso la comunità, perché comunque devo passare da una vi, vi, visione, della, diciamo, dalla persona alla comunità, perché comunque trasmetto resistenza. Certo. Nel rispetto. Lei? Nel rispetto dell'ambiente, nell'ambiente comune, perché noi ci viviamo e dobbiamo sostenere poi chi invece Quindi veramente ha le infezioni alle... gravi. È lo stesso motivo per cui bisogna vaccinarsi. Assolutamente, perché si riduce l'impatto di questi patogeni. Insomma. Questo per il bene di tutti: per il bene della comunità. Eh, allora, della per il bene di tutti, noi terminiamo questa puntata. Speriamo di non avervi annoiati, ma no, non credo perché è un argomento molto interessante. Ringrazio la dottoressa eh, Carolina Lorusso, infettivologa all'AS4, il dottor Giuseppe Lorusso medico alla medicina di Rapallo. Io ringrazio il nostro eh, regista Stefano Noyold e a voi ringrazio voi telespettatori, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.